Ciao a tutti ragazzi, allora eccoci qua. Quello che vedremo oggi è la potatura di questo Shoin di Ligustrum. Allora, questa pianta è arrivata nelle mie mani dopo un lungo pellegrinaggio e dati molti avvenimenti particolari che ha subito, ho preferito quest'anno e lo scorso anno lasciarla crescere con disinvoltura, ovvero proprio alla cieca, come vedete. Insomma, il tutto è andato proprio come veniva, come arrivava al sole, è stata comunque sempre ben concimata e ben idratata. Infatti, come vedete, comunque il fogliame è venuto piuttosto bene. Il fogliame comunque è venuto di grandi dimensioni, dato comunque la sofferenza che ha subito. È arrivata comunque nelle mie mani più o meno nella metà dell'estate dell'anno scorso, quindi comunque già in forte sofferenza. Si è defogliata comunque essendo un ligustrum all'esterno durante l'inverno e adesso è ripartita, insomma, come capitava. È arrivato quindi il momento di dargli un pochino una sistematina, vedere dove sono i cocci, perché molti già li vedo e ci sono molti rami che comunque purtroppo non sono sopravvissuti alla botta di caldo che ha subito l'anno scorso. E quindi, insomma, vediamo come poterla aiutare e vediamo soprattutto come andare a potarla. Quando trattiamo con gli esemplari di Shoin, il concetto che dobbiamo sempre tenere sotto controllo è il fatto comunque delle gettate della pianta o comunque delle gemme da lasciare. Devono essere comunque delle piante che devono essere sempre mantenute molto molto piccole, in modo da evitare appunto di crescere in modo notevole nel corso degli anni. Dobbiamo sempre cercare di tenerle piuttosto contenute. Dovremmo quindi cercare di tagliare sempre, non magari alla seconda foglia o comunque alla seconda gemma, ma lasciare sempre un solo punto di crescita, in modo che la nostra pianta cerchi di ridurre comunque il fogliame, cerchi di ridurre comunque le gettate e, in un certo senso, ove fosse necessario, la ramificazione. In questo caso, invece, siccome adesso lo vediamo molto pieno, ma quando andremo a togliere qualche gettata più grande sarà molto spoglio, quello che voglio fare è cercare di lasciare magari più punti di crescita in modo da aumentare la ramificazione e comunque tenere la pianta un po' più in salute. Partiamo come sempre dal ramo più basso. Il ramo più basso è questo qui. Come vedete, ha effettuato varie cacciate molto lunghe. Questa è la prima, abbiamo la seconda che sto agitando, terza e quarta. Punti di crescita, altri punti di crescita proprio non ce n'erano, quindi comunque la nostra pianta si può dire che in un certo senso abbia vegetato come poteva. Come vedete, è questa zona qui, 4 punti aveva e 4 crescite ha fatto. Quindi fortunatamente il nostro ramo non ha perso niente. Diciamo che internamente ha perso dei rami nel corso del tempo che non doveva assolutamente perdere, come per esempio questo qui. Ecco qui, questa zona qui comunque è andata persa, cosa che comunque non doveva succedere. Purtroppo, diciamo che adesso dobbiamo metterci le mani e cercare di rimediare il più possibile. La prima cosa da fare qui, purtroppo, fare una selezione, tenere magari meno gettate è praticamente impossibile. Quello che farò intanto è cercare appunto di ridurre la lunghezza di questi rami andando a tagliare tutti quanti queste nuove gettate, queste che sono tutte quante di quest'anno, alla praticamente Ligustrum, come vedete, fa una coppia di foglie. Andremo a lasciare praticamente due coppie di foglie o dove servisse tre. Questo primo ramo ne terrò tre. Come vedete, abbiamo qui dietro la prima, la seconda e la terza. Aspettate, prima, seconda e terza. La stessa cosa la faremo da questo lato, dato che comunque la prima è molto interna. Abbiamo la prima qui, seconda e terza. Qui il discorso possiamo cambiarlo, perché per tenerlo un po' più contenuto, anche se comunque è il primo ramo e possiamo lasciarlo anche con una gettata un po' più lunga, questo qui lo andremo a tagliare alla seconda. Abbiamo qui la prima e qui la seconda. Questi sono tutti i discorsi che ovviamente facciamo in questo periodo. Stiamo facendo una potatura primaverile, stiamo a metà di maggio, nel momento in cui comunque abbiamo queste prime cacciate molto lunghe. La nostra speranza è che all'interno comunque del prossimo ciclo di vegetazione, che potrebbe avere la nostra pianta magari entro un mesetto, un paio di mesi prima che arriva il forte caldo, riesca a effettuare delle ramificazioni un po' più importanti in queste zone retrostanti o magari anche dietro. Questa, insomma, è una speranza che dobbiamo avere in questo momento. Quest'altro ramo ha praticamente soltanto tre gettiti, ha soltanto tre foglioline, quindi quello che andiamo a fare è soltanto una pinzatura qui.
c'è il nuovo germoglietto che sta per uscire, lo andiamo un pochetto a infastidire, a togliere con l'unghia. In questo caso era veramente piccolo, quindi più di questo non potevamo fare. Internamente, come abbiamo detto, abbiamo un ramo, questo qui, che si è purtroppo tolto. Questo qui, eccolo qua, questo qua. Quello che dobbiamo fare purtroppo è andare ad eliminarlo, perché comunque non servirà a niente, è praticamente secco, e quindi speriamo che la nostra pianta utilizzi dei punti di uscita diversi per effettuare, comunque magari in questa zona qui, per effettuare una nuova ramificazione. Andiamo a quest'altro ramo. Questo qui, come vedete, comunque è rimasto molto più piccolino, dato che comunque è un ramo che è più bassino e quindi usufruisce di meno energia. Qui sto vedendo che è ancora un pochettino verde in questa parte qui. Aspettate, vediamo se riesco a farvelo vedere. In questa parte qui è ancora piuttosto verde, quindi cerchiamo di tenerlo. Le uscite qui sono veramente poche, quindi l'unica cosa che andrò a fare è pinzare qui la nuova uscita, che c'era ovviamente questo piccolo rametto, lo andiamo ad eliminare in modo che comunque contenga la sua crescita. Stesso discorso lo facciamo di qua, e quindi questo rametto ci conviene comunque lasciarlo così. Passiamo al ramo successivo. Il ramo successivo, come vedete, sempre anche questo è molto basso, purtroppo ha perso numerosi punti di crescita. Praticamente ha fornito soltanto due rami. Anche in questo caso lo andiamo a compattare un pochettino, sperando in una ripresa della nostra pianta, in modo che comunque faccia più crescite interne. Andiamo quindi a effettuare da una parte, dato che aveva soltanto tre gruppi di foglie, una pinzaturina, e da quest'altro lato invece abbiamo lasciato soltanto una, due e tre nuove foglie. Questo ramo lo andiamo ad eliminare perché è praticamente andato, e via, niente, speriamo che la nostra pianta comunque riesca a fornire un po' di ramificazione, un po' di rotondità anche in questo lato. Proseguiamo, abbiamo qui un ramo che ha effettuato qui una bellissima nuova gemmazione, piccolina, ha fatto anche tre foglie piccole, insomma molto carina. Quest'altra parte che, niente, è praticamente andata. E quest'altro ramo, praticamente dal nulla, questa è una nuova uscita. In questo caso qui andiamo a lasciare sempre le tre solite coppie di foglie e lasciamo la nostra situazione così invariata. Qui abbiamo sempre un rametto morto e andiamo a potarlo. Come vedete, molte foglie si danno un pochino fastidio a vicenda, perché qui comunque si toccano. Potremmo lasciarlo più compatto, potremmo lasciarlo a due, ma quello che dobbiamo, di cui dobbiamo interessarci adesso, è il potere vegetativo della nostra pianta, quindi il fatto che comunque riesca a produrre un maggior numero di energia, riesca a produrre un maggior numero di germogli interni. Insomma, se dovessimo tenerlo più carino, qui avremmo tagliato a due, lasciato un ramo più corto e tutto sarebbe stato sicuramente più carino. Adesso procediamo. Qua un ramo l'ha perso del tutto. Allora, diciamo che la posizione non era nemmeno troppo interessante, anche perché abbiamo da questo punto, dove è stato ovviamente capitozzato, avevamo 1, 2 e 3 punti di uscita, quindi diciamo che il terzo era anche evitabile. Sarebbe dovuto essere in un'altra posizione più in basso per dare un po' di profondità. In questo caso, oltretutto, la pianta l'ha totalmente perso, quindi non ci resta che procedere con l'eliminazione. Proseguiamo. Passiamo al ramo successivo. Il ramo successivo, da dove iniziamo? Eccolo qua. Ramo successivo è questo qui. Questo qui, che ha prodotto questa uscita mega galattica, un'altra uscitina di qua in un punto dove doveva esserci il ramo, infatti c'è stato, e qui un'altra piccola uscita in un punto in cui doveva esserci. Quindi diciamo che in questo punto la nostra pianta ha reagito nel modo giusto, anche perché comunque ha fatto delle foglie anche discretamente piccole, a parte queste qui più grandi finali, e ha prodotto comunque un buon fogliame. Quello che dobbiamo fare in questo caso, come sempre, è fermare la crescita di questi due rametti. Qui mi è scappata pure una foglia, ma forse è meglio così. E invece andare ad accorciare questo. In questo caso anche questo lo accorciamo alla terza uscita, quindi cerchiamo di dargli un pochino più di ordine.
proseguiamo con quest'altra parte. Come vedete, comunque la parte apicale ha prodotto come sempre un fogliame molto più curato, molto più piccolino, data comunque l'energia e la luce del sole più forte. La parte bassa invece, per compensare, è praticamente uscita allo sbaraglio. Questo ramo comunque, come vedete, è molto lungo, molto bruttino. Questo qua sicuramente dovremmo metterci le mani in seguito, ma in questo caso purtroppo, insomma, dobbiamo pensare più al bene della pianta. Proseguiamo nella parte più alta, che è praticamente la parte quasi apicale di questo ramo, perché comunque abbiamo poi un'altra parte qui in fondo, che a parte che ho rotto un ramo, ma che sinceramente la vedo anche poco carina. Questa parte qui sicuramente dovremmo andare ad eliminarla in seguito, perché comunque non è un granché. Lasciamo qua questa fogliolina, di qua quest'altra, e qui direi che è proprio il caso di andare a eliminare tutto questo. E poi la parte apicale, e qui tagliamo a due foglie. Cerchiamo di dare un po' più di ordine in questa zona, dobbiamo cercare di far uscire qualcosa qui, altrimenti, ecco, qui fortunatamente sta uscendo qualcosa, perché altrimenti questa zona è totalmente da eliminare. Ho qui dei ramettini che non hanno ancora prodotto niente, ma io confido che qualcosa esca, perché è come i germogli qualcosa stanno producendo qui, quindi lasciamoli lavorare, che magari se sviluppano qui bene questa parte la togliamo proprio. Proseguiamo con quest'ultima parte di ramo, dove una parte è cresciuta molto bene, che è questa qui. Ha fatto poche foglie, anche piccoline, la andiamo a fermare subito, più di così non ci interessa. E qui invece comunque ha fatto delle cacciate enormi. Qui siamo un po' più aggressivi, perché ci troviamo all'apice, e quindi questi due rami li andiamo a tagliare a due foglie. Quindi la situazione momentaneamente è questa. Rispetto a come si presentava all'inizio, ovviamente rimane leggermente più carino, insomma, qualche ramo l'abbiamo lasciato confidando che la nostra pianta riesca a sviluppare qualche nuovo ramo, qualche nuovo germoglio. Purtroppo, insomma, questo fa parte degli incidenti che possono capitare alle nostre piante, perché comunque questa pianta purtroppo non è stata ben curata, e adesso, insomma, nel corso degli anni sto cercando di ridargli un pochino di vita. Però, insomma, dai, rispetto a come l'abbiamo vista all'inizio, insomma, ha ripreso una leggera forma. Come sempre, quando effettuate questo genere di potature su esemplari, soprattutto sempre verdi, insomma, Ligustrum, Zelkova, questi qua, quando andate a potare, come vedete, il gran numero delle foglie che si trovava sulla nostra pianta adesso si trova a terra, e la nostra pianta invece ha pochissime foglie. Ragazzi, qui abbiamo visto come andare a sistemare un bonsai di Ligustrum, in questo caso comunque un Ligustrum Show-in. Quello che vedremo anche più avanti, comunque in seguito, è come andare a sistemare invece un bonsai di Ligustrum più economico, quindi vedere che tipo di passi possiamo fare per cercare di addrizzare delle situazioni generalmente molto più complicate. Ciao ciao!